Ok raga, dovrebbe essere per qua. Sempre bello sto posto. Già preso un colpo. Ok, vediamo di trovarla. Non la troveremo mai. Ci mette un po' angoscia. È veramente difficile. E tra l'altro, complimenti al posto. Per carità, per Halloween è perfetto. Niente. Mamma mia, comunque alcune sono palesemente in stato di abbandono. Ma che cavolo è? Cioè, questa hanno messo una pietra palesemente per non farla chiudere. Lo vedo! Ci sono anche le pietre, sì. Palesemente per non farla chiudere, così riesci a prendere e ad aprire. Non mi chiedessi pensare che qua qualcuno apre le tombe. Oh mio Dio, ma è vero. Ragazzi, non posso farvelo vedere, ma c'è un tizio che sta palesemente usando una pala e non so per cosa serva. Palesemente la tomba non c'è più, è rimasto solo per la lapide. Altri tre ragazzi, ok, come noi, seduti su una
lattine, tipo di Coca-Cola, mangiando patatine, e un signore che si è seduto su una panchina a leggere un libro. C'è un parchetto poco sotto, è molto carino e accogliente. Non capisco. Non sarò io così strano. Ma io non riuscirei a venire in un cimitero a mangiare delle patatine e bere della Coca-Cola, ecco, insomma. Ok, forse Debbie l'ha trovata, però immagino che vi state domandando perché, per come, del fatto che siamo qua. Ok, ora ve lo spiego. Ci troviamo a Sighisoara, nel cuore della Transilvania. La città, tra l'altro, natale del conte Vlad Tepes, il conte Dracula. Ecco, in questa città esiste un cimitero che dicono che ancora oggi le persone del posto vengono per riesumare i corpi perché credono che all'interno di questo cimitero ci siano degli strigoi, che in realtà non sono nient'altro che dei vampiri, hanno delle caratteristiche particolari. Non vi immaginate il tizio che va di notte a succhiare il sangue alle tipe, ma diciamo che sono persone barra fantasmi, cioè loro in sostanza vengono seppelliti e poi si risvegliano e escono. E ci sono dei metodi per, come dire, eliminare questi strigoi, ad esempio con le pallottole d'argento, con dei paletti conficcati nel petto, togliere il cuore, bruciarlo, conservare le ceneri. Altri parlano addirittura di questo cuore: quando viene tagliato e preso, si beve il sangue dello strigoi perché si pensa che possa in qualche modo guarire. In questo cimitero ancora oggi ci sono i segni di questi rituali e le prove più evidenti sono la presenza di tombe aperte. L'hanno aperta. Guarda, hanno spostato la cosa in qua. Oh, di brutto. No, è lì davanti a te. C'è tutta la terra. Ok, questo coperchio era qua. Sì. Trovata. L'hanno proprio spostata di brutto, cioè hanno sollevato il coperchio e questo qua. È vero. Vedi, questa era lì. Sì, era il coperchio di questa. E che subito non ci fai caso. No, perché ti sembra il coperchio di quella. Ma quella là ce l'ha il coperchio. No, è lì. No, questa ce l'ha. È lì. No, guarda, proprio spostato. Oh mio Dio. E la terra è ribaltata, eh? Completamente ribaltata, si vede. E tra l'altro non c'è più venuto nessuno, perché qua è palesemente... Sì, è stato d'abbandono. E l'ultima persona è morta nel 78. È vero, nel 78. Guarda, però, Fredrik Valint... come si chiama? Non c'è la data di morte. È vero, non c'è la data di morte. Perché non è morto? C'è solo la data di nascita. E tra l'altro, sai quando è nata? 1926. Quindi palesemente, cioè, molto anziana. 95 anni. Sì, cioè in teoria non dovrebbe essere più in vita. E non c'è la data di morte, raga. Non c'è. Beh, no, potrebbe essere ancora in vita. Sì, 95. Ma non anni. Ti fai la bara, scusa, No. Magari è un non morto. Io per quello sono venuto qua. Lì hanno ribaltato tutta la terra, perché non è normale che sia così. Mal che va, ne ho già viste altre, sono con la terra piatta, non così. Così sembra che l'hai proprio... No. Qua l'hanno proprio scavato, cioè. Ok, ti do l'M1. Ma posso farti una domanda? Sì. Perché ci sono dei pezzi di legno bruciati? Cioè, volevo vedere legno cos'era bruciati. Quella roba lì, ma sinceramente un po' mi fa un po' schifo. Beh, vengo di lì e guardo. Sì, c'è un qualcosa di strano. Ma stai scherzando? No,
Io credo sia un pezzo di legno. Però era okay. Nero, di bruciato, che mi faceva un po' strano. Ma... Ecco. Cos'è? Non lo so. Non dire in quel modo. Non lo so, raga. Non lo so. Sinceramente non è che ho tanta voglia di andare a manipolare. No, io ti ho solo chiesto, infatti. Però mi faceva strano che fosse nero così un osso. Perché non proviamo a fargli a vedere se c'è qualche... Cos'è stato sto campanellino? Non lo so, l'hai sentito, di tipo qua, Ah, l'hai sentito, tin tin tin. Una cosa, fammi appoggiare l'M1. Sì, va bene. Vediamo se brilla. Ok. Mamma mia, l'hanno proprio tolta e si vede tranquillamente di qua, Guardate. Lì. Sì, sì, però l'ho appoggiato. Completamente tolto. Ok. Metto qua. Ok. Ok, vediamo se c'è qualche non morto. Però se c'è un non morto come fa a essere qua con noi? Perché dovremmo vederlo, perché non è morto. Sto andando in confusione. Beh, può trasformarsi in qualunque cosa, tecnicamente. Hanno delle caratteristiche simili alle nostre streghe? Sì. Magari ci può sentire. Io sono d'accordo che magari non è qui. Ma? C'è qualcuno qui? Se sì, puoi illuminare lo strumento che è lì... nero davanti a me. C'è qualche strigoi qua? Strigoi. Siete qui? C'è un non morto qui? Fatevi vedere. Noi siamo venuti qua apposta per avere un contatto con gli strigoi. C'è qualcuno qua che mi sta capendo? Paolo? Oh, M1 caduto. Chi l'ha toccato? Io idem, qua fermo immobile. No, io intendevo chi l'ha toccato di loro. Paolo, chi lo prende? È caduto lì dentro. Come chi lo... Prendilo. Prendilo? Io lo devo... Io non metto la mano lì. Prendilo tu. Ma mica te la ferro la mano, Prego, prendilo tu. No, perché io? No, mi aiuta adesso l'ansia che... Zac. No. Ragazzi, io veramente non ho parole. Ma raga. Ho capito, prendiamo l'M1, va bene. Vai a mettere la mano. No, guarda. Metti la mano lì dentro. Ma no, mi fa ansia, raga, mi fa ansia. Raga, prendiamo l'M1. Ma veramente state scherzando? Avete paura che ci sia il morto che ve la prenda? Così che vi ciucci lì dentro? Guarda che è non morto, perché sennò non avrei paura. Io non metto la mano nella bara. La metto io. Allora, vedi, era tanto semplice. No, ma era divertente capire fino a dove arrivavate. Per voi era finita lì. Boh, ciao, l'M1, buon, arrivederci, grazie. Mi studiavo qualcosa per recuperare. Non metto la mano nella bara. Hai visto almeno dove è caduto? No, ho visto solo che è caduto. Non c'è lì, non so dov'è. Che schifo. Io sto toccando una roba che non so che cos'è. No, sono delle radici che escono da dentro la bara. Ah, ok. Quindi probabilmente sono nel cadavere quelle radici. Perché arrivano proprio da dentro. Cioè, sono delle escrescenze che stanno uscendo fuori. Che schifo. Sì. Dai. Sì. L'hai trovato? Maledetto. L'hai trovato? Aspetta, sì. Dov'è andato? Ma scusa. È laggiù. È rimbalzato? Sì. Ah, eccolo. Tieni. Non voglio più metterlo lì. Ok. Ok.
Molto bene. Molto interessante però, molto interessante, molto interessante. Potrebbe anche essere il vento? Sì, il vento, va bene, ok. Che strana coincidenza, non è che ce n'è tanto, eh. Si sente, cioè, non è che bisogna... Non so perché, fa strano. Che roba era? Raga! Raga, si è spostata! Non l'ho vista perché stavo guardando te che parlavi, però il rumore... Raga, quella si è spostata, il rumore era quella. Ma non si è spostata. Era da... Bravo. No, no, sono dei brividi, raga. Hanno fatto qualcosa in questa bara. E non tantissimo tempo fa, eh. No. Guarda che si è spostata, eh. Io non o erano quelli? Raga, accendiamo la black. Okay. Devo solo capire se è uno strigoi. Ok. E se è uno strigoi, okay, voglio chiederlo. Va bene. Che ansia. Ma io voglio saperlo. Sei uno strigoi? Attenzione, io ho capito sì, ma poi ti ha detto un'altra cosa. Sì, ha detto un'altra cosa. Tipo ha detto qualcosa e poi ha detto dimmi. Dimmi, l'ho capito. Sì, è vero. Sì, sì, dimmi, l'ho capito. Ah, ok. Glielo richiedo. Oh! Ok, ha detto sì. Glielo richiedo, sì. Sei uno strigoi? Vedi che abbiamo fatto bene a venire qua, vedi che abbiamo fatto bene. Vedi? È uno strigoi. Sì. Sì. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Ascolta, noi vento, 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 vento forte, vento forte. Ascolta, noi siamo qui perché stiamo affrontando una ricerca molto complicata. Stiamo cercando di dare una risposta, anche se è molto difficile, a qualcosa che forse si domandano tutti. E quindi sei venuto in mente te, che sei in teoria un uomo morto. Però in teoria dovresti sapere che cosa c'è dopo la morte. Cosa c'è? Cosa hai capito? Adesso ha detto c'è tempo. Te lo posso richiedere? No. Ha detto no, ha detto no, in teoria ha detto no, ha detto no. Ti prego. Allora chiedilo tu. Ok, rispondimi. Che cosa c'è dopo la morte? Solo le... Cosa c'è dopo la morte? Brava, forse ti ha detto non lo so. Ma io non ci credo tanto, non lo so. Lo sai, che magari non ce lo vuoi dire. O magari non ce lo può dire. Esatto, esatto. Sai dirmi che cosa c'è dopo la morte? Io ho detto una cosa. Vai. Ha di nuovo detto io non lo so. Velocissimo. Io non lo so. Lo sa per forza, dai, raga. No, ma infatti magari o non ce lo vuoi dire o non ce lo può dire. Non ce lo vuoi dire o non ce lo puoi dire? Oh, io non demordo. Perché so che magari se non ci puoi proprio dire tutto, qualcosa ce lo puoi dire. Cosa c'è dopo la morte? Oh, raga, non ce lo vuole dire. Beh, guarda, allora, l'unica cosa positiva è che... da un lato sono quasi contento che non mi abbia risposto, perché così continuo a cercare. Quindi continuo la mia ricerca, ma sono contento di essere venuto qua perché qua era il posto giusto. Devo ancora capire perché non mi ha voluto rispondere, però questo ci penserò in macchina. Sì, adesso andiamocene, prima che rimanete chiusi qui dentro e io non vengo di sicuro in vostro soccorso. Partiamo bene. Con una bara aperta. Perfetto. Infatti, secondo te il nostro viaggio può concludersi qua? No, siamo appena arrivati. Devo andare in un altro luogo dove sono morte un sacco di persone. Magari lì ci rispondono. Like
sei un bimbo.